Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, dopo le polemiche, dice rispetto il presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, con lei nessun problema. Il video mandato in onda da Matrix è l'ennesimo atto di delinquenza giornalistica. Lo scontro tra Vincenzo De Luca e Rosi Bindi va avanti dalla campagna per le elezioni regionali del 2015, cioè da quando la presidente dell'antimafia e la sua commissione inserirono l'esponente del Partito Democratico nella lista dei cosiddetti impresentabili. De Luca proprio non gradì, si candidò comunque nonostante le mille polemiche che si scatenarono e vinse diventando governatore della Campania. Ma ieri, a sorpresa, durante la puntata di Matrix, De Luca è tornato sull'argomento con parole che hanno scatenato le polemiche. Quello che fece la Bindi, ha detto, è stata una cosa infame da ucciderla. Ci abbiamo rimesso l'1,5%, il 2% di voti, atti di delinquenza politica e non c'entra niente, la moralità era tutto un attacco al governo Renzi. Parole durissime che sono state naturalmente criticate da tutte le forze politiche. Immediata però la replica del governatore De Luca, che se l'è presa con la trasmissione televisiva. La vicenda grave di un anno fa è chiusa, non c'era e non c'è alcun problema con l'onorevole Bindi, nei cui confronti, al di là di ogni differenza politica, riconfermo il mio rispetto oltre ogni volgare strumentalizzazione. Secondo il governatore De Luca, il video mandato in onda da Matrix rappresenta l'ennesimo atto di delinquenza giornalistica, rispetto al quale verificheremo, ha detto ancora, con l'ufficio legale, gli estremi della querela a fronte di un'evidente violazione della privacy e violenza privata. E immediata la replica di Matrix. Apprezziamo il presidente De Luca per la sua schiettezza e originalità. Conoscendo alla perfezione la televisione, il presidente sa che essa non nasconde nulla. Basta rivedere la puntata di Matrix sul nostro sito per verificare che l'intervista non è stata rubata, ma anzi concordata in ora e luogo. A replicare così al governatore della Campania Vincenzo De Luca e il conduttore di Matrix Nicola Porro, a proposito delle sue affermazioni sull'intervista andata in onda ieri sera su Canale 5. Sono assolutamente tranquillo, mi affido completamente al lavoro autonomo della magistratura, l'ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che si è recato in procura per spiegare la sua posizione in merito al fascicolo aperto sulla morte di Salvatore Giordano. Sono assolutamente tranquillo e mi affido completamente al lavoro autonomo della magistratura, lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ieri si è recato spontaneamente in procura per spiegare la sua posizione in merito al fascicolo aperto sulla morte di Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni che il 9 luglio del 2014 morì per la caduta di calcinacci dalla galleria Umberto I. De Magistris ha spiegato che è stato presentato un esposto nominativo nei suoi confronti, doverosa quindi la sua iscrizione nel registro degli indagati, ha commentato l'ex PM che di conseguenza non ha ricevuto un avviso di garanzia. Nel processo per la morte del ragazzo, il Comune di Napoli si era costituito parte civile. Rispetto all'esposto presentato contro di lui, De Magistris ha criticato inoltre la condotta del legale della famiglia Giordano, che all'epoca dell'accaduto era suo oppositore politico. De Magistris, che si è definito estraneo ai fatti dal punto di vista penale, ha annunciato anche che si tutelerà con un'azione legale. Che sono completamente estraneo dal punto di vista penale in questa vicenda, anzi, che noi siamo parte civile in quel processo. È bene chiarire, perché così funziona la procedura penale, che quando una persona denuncia espressamente un'altra persona è verosimile, anzi obbligatorio, che questa persona venga iscritta nel registro di indagati. Allora, come ogni cittadino, ho fatto istanza ai sensi del 335 del Codice di Procedura Penale per vedere se era vero quello che leggevo sui giornali, e ahimè era vero, cioè nel senso che effettivamente è stato presentato questo esposto nominativo contro il sindaco di Napoli, ho scoperto di essere stato quindi iscritto doverosamente da parte della magistratura nel registro di indagati, siccome sono un uomo delle istituzioni e siccome sono completamente estraneo a questa vicenda, mi sono recato dai magistrati e ho esposto con molta chiarezza le ragioni per le quali il sindaco di Napoli è parte civile in questo procedimento e non è indagato.
Il tema non è quello di un segnale o di un aiuto momentaneo, ma di rimettere in campo strumenti che consentano alle straordinarie potenzialità del Sud di diventare una risposta strutturale. Lo ha detto Antonello Giacomelli, sottosegretario allo sviluppo economico, commentando la proposta del Premier Matteo Renzi di provvedere alla defiscalizzazione per le assunzioni al Sud, uno strumento non solo per queste comunità, ma esattamente per tutta la comunità nazionale. Sul Sud c'è la grande scommessa del governo. Poi a Napoli Giacomelli ha parlato anche della vertenza Almaviva. Fumata nera per i lavoratori del call center Almaviva. L'incontro avvenuto con i sindacati nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico non ha portato nessun passo in avanti, nemmeno un compromesso. Confermate le chiusure delle sedi di Napoli e Roma, così come i licenziamenti. Da un lato le posizioni dei vertici aziendali che hanno chiesto ridimensionamenti a causa delle perdite subite, nel solo 2016 19 milioni di euro, e dall'altro quella dei sindacati che si sono dichiarati contrari alla riduzione dei salari. Sul tema è intervenuto il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega alle telecomunicazioni e alle tecnologie digitali Antonello Giacomelli in visita al Polo Accenture del centro direzionale e all'Accademia Apple. Il nostro obiettivo è esattamente la tutela dei posti di lavoro, non solo in una forma momentanea ma strutturale. Tutto il settore, il tema dei call center, ha in sé questioni complesse e delicate che stiamo affrontando, ma nessuno può aver dubbi sul fatto che il governo, attraverso l'impegno diretto di Teresa, manifesta tutta la sua volontà di creare le condizioni esattamente perché ci sia la risposta positiva che anche Napoli aspetta. Giacomelli ha commentato anche il provvedimento annunciato dal Premier Renzi circa la decontribuzione totale per le aziende che assumono al Sud. Il tema non è semplicemente quello di un segnale o di un aiuto momentaneo, è quello di mettere in campo strumenti che consentano alle straordinarie potenzialità del Sud di diventare una risposta strutturale non solo per queste comunità, ma esattamente per tutta la comunità nazionale. Sul Sud c'è una grande scommessa del governo e Matteo in queste ore, continuando con visite tutte rivolte alle realtà del Sud, a confronto con le realtà del Sud, manifesta tutta l'intenzione del governo di vincere questa scommessa. 5 malviventi armati di mitragliette hanno rapinato un carico di sigarette destinato ad un bar tabacchi di Caivano, in provincia di Napoli. Il blitz è scattato mentre era in corso il trasferimento delle bionde del monopolio di Stato dal camion al negozio, malgrado la presenza della guardia armata di una ditta privata. I banditi si sono impossessati del carico senza sparare un colpo. Per rapinare una tabaccheria invece si sono barricati nel negozio e preso in ostaggio il titolare, accaduto a Napoli al Vomero. Sono tre rapinatori, tutti giovanissimi, hanno provato a rapinare una tabaccheria e non ci sono riusciti grazie all'intervento della polizia. Si sono barricati nel negozio, hanno preso in ostaggio il titolare, ma gli agenti sono riusciti a convincerli a rinunciare al colpo. È successo nel quartiere Vomero di Napoli, dove i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale della questura e del locale commissariato hanno arrestato tre ragazzi pregiudicati dei quartieri spagnoli. A dare l'allarme era stato un passante che, accortosi di quanto stava accadendo, ha subito chiamato il 113. I malviventi, di cui uno armato, appena hanno visto arrivare le forze dell'ordine, si sono barricati nel negozio dove c'erano anche due promoter di una nota marca di sigarette, prendendo in ostaggio il titolare. Gli agenti sono riusciti a persuadere i malviventi dal compiere la rapina. Alla fine sono usciti dalla tabaccheria senza aggravare la loro posizione. Si tratta dei fratelli Mario e Francesco Egidio, di 25 e 23 anni, e di Luca Oletta, di 19. I tre sono stati arrestati e portati in commissariato. Le immagini della rapina riprese dalle telecamere di sorveglianza. Rapinava le fedi nunziali a coppie bloccate in auto nel traffico di Scampia e Marianella in Napoli, ma è stato identificato e poi arrestato dai carabinieri grazie ad un particolare e praticamente senza denti. Si tratta di Antonio Grande, conosciuto negli ambienti criminali come Oscugnato, lo sdentato, ha 43 anni ed è stato bloccato dai militari che insieme alle vittime lo hanno riconosciuto nelle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona mentre entrava in azione proprio grazie a questo particolare. La Meari di Giancarlo Siani, la giovane cronista del Mattino, ucciso il 23 settembre del 1985 dalla Camorra, è partita per l'Emilia Romagna.
Un viaggio che prosegue oltre i confini della Campania, dopo essere stata esposta all'aeroporto internazionale di Capodichino, la Meari di Giancarlo Siani, il giovane cronista del Mattino, ucciso dalla Camorra nel 1985, farà tappa in Emilia-Romagna grazie all'impegno dell'associazione Io Lotto, rappresentata da Michele Ammendola, accompagnato nell'occasione dallo chef di fama internazionale Pietro Parisi, che ha avuto il coraggio di denunciare un tentativo di estorsione. Così Paolo Siani, fratello di Giancarlo e presidente della Fondazione Poli, familiari delle vittime innocenti di Camorra. Viaggio di impegno, va, chiamiamola così, è un viaggio di impegno, questa macchina che ormai è un simbolo di legalità per la nostra città, per la nostra regione, va in Emilia Romagna, lontano da questa terra, a portare un segnale, a portare un ricordo, perché la memoria è importante, chi non ha memoria non ha futuro, ma a portare anche speranze, cioè ce la possiamo fare, e questa macchina vuole parlare ai ragazzi delle scuole dell'Emilia Romagna per dire: tutto insieme possiamo vincere una battaglia, da Palermo fino su a Bolzano. Armando Brunini, amministratore delegato di GESAC, società che gestisce lo scalo napoletano, ha ricordato quanto la presenza della Meari sia stata in questi mesi significativa. Ma noi cerchiamo di rappresentare quello che è di positivo a Napoli, quello di bello e quello di positivo. Oggi, solo per fare un esempio, abbiamo al piano superiore delle bellissime foto di Mimmo Iodice e qui c'è la Meari che evidentemente porta un messaggio di positivo. Pur partendo da un fatto tragico, il messaggio è assolutamente condivisibile, positivo, e poi devo dire che questa iniziativa ci è stata sollecitata dal basso, cioè dei nostri colleghi che lavorano in azienda hanno chiesto di ospitare la Meari, e quindi significa che è un sentimento autentico, vero, della nostra azienda, ed è scontato dire che condividiamo il messaggio. Due giovani di origine pakistana sospettati di essere simpatizzanti dell'ISIS sono in stato di fermo nella questura di Benevento, nel loro appartamento in piazza Roma, nel centro della città. Gli agenti della Digos avrebbero trovato video e foto inneggianti all'ISIS. Sull'operazione le forze dell'ordine mantengono uno stretto riserbo. Nello stesso luogo dove le giovani madri napoletane abbandonavano i propri figli, prendono vita oggi le storie di bambini di Letizia Galli. Questo è il titolo scelto dall'autrice per la sua mostra dedicata all'infanzia, inaugurata questa mattina nella Real Casa dell'Annunziata a Napoli. Nei locali del Salone delle Colonne, recentemente restaurato, di fronte allo stanzino in cui si trova ancora oggi la ruota degli esposti, in mostra i 200 disegni dell'artista, dove protagonisti sono i 12 personaggi dei libri che Letizia Galli ha pubblicato in Italia e all'estero. Tra questi, la storia di Agata Smeralda, la prima bambina abbandonata agli innocenti di Firenze nel 1944. Non sono solo storie allegre di serenità, giusto? Per fortuna, perché i bambini non le vogliono. I bambini adorano tutto quello che è mostri, orchi, streghe, notte. Insomma, non è vero che ci sono orsi e conigli e topi nelle storie dei bambini e basta. I bambini hanno un largo spettro di preferenze. Prima dell'inaugurazione della mostra, che dopo Napoli si terrà a Firenze, Venezia, Milano e Roma, ha avuto luogo una visita guidata nel complesso monumentale dell'Annunziata e poi un convegno a cui ha preso parte, oltre all'autrice, l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele. L'Assemblea dei rappresentanti delle aziende di trasporto pubbliche e private che aderiscono alla comunità tariffaria, che hanno confermato all'unanimità Gaetano Gatto alla guida del consorzio Unico Campania, di cui è presidente dal novembre del 2013. Gatto ha preso le redini di Union Campania in un momento storicamente molto difficile, in cui veniva addirittura messa in discussione la stessa esistenza del consorzio. Soddisfazione per la fiducia e l'apprezzamento da parte del presidente Gatto. 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, tante le iniziative.
In occasione delle celebrazioni per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo ho presentato il programma della rassegna Svergognati, un atto d'amore, una donna su tre vittima di violenza non è un fenomeno, è un fatto di tutte e di tutti. La rassegna, che inizierà sabato 19 e finirà domenica 27 novembre, è stata ideata e promossa dall'assessorato alle pari opportunità in collaborazione con gli assessorati all'istruzione, al welfare, ai giovani, alla mobilità, al personale, alla città metropolitana, alle 10 municipalità e agli organismi di parità, ed è finalizzata alla sensibilizzazione e condivisione di una contronarrazione, o meglio di una narrazione sana e libera, della figura femminile nella società contemporanea, così l'assessore al welfare Roberta Gaeta. Questo è una questione culturale, è una questione anche di linguaggio, di parole, di immagini, che va contrastata evidentemente con una forza relazionale. Il problema anche della violenza attraverso il web è che la lingua, cioè la parola, diventa violenza estrema e quindi è soltanto una relazione reale che si può contrastare una violenza che a volte è soltanto virtuale, ma che ha conseguenze devastanti nella vita delle persone. Ha preso parte alla conferenza stampa anche l'assessore alle pari opportunità Daniela Villani. Noi riteniamo che la violenza sia un fatto culturale, un fatto che appartiene a tutti e a tutte, e bisogna coinvolgere i giovani, il welfare, il lavoro per dare l'opportunità dell'indipendenza economica e quindi anche psicologica delle donne, un fatto che appartiene soprattutto agli uomini, e quindi solo con la condivisione di tutti questi attori si potrà risolvere il problema. Non dimentichiamoci i giovani, la scuola, tant'è che noi abbiamo voluto fortemente, io come assessorato, il coinvolgimento di tutti gli assessori, l'assessore al welfare, al lavoro, l'assessore Clemente ai giovani, la Palmieri e Nino Daniele cultura. Bene, davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni, vi ricordo l'indirizzo email cui potete scrivere redazione@televomero.it. Arrivederci.